Buongiorno, siamo pronti per andare a Garda. È tardi, ma finalmente siamo pronti. Tommaso è qua che si prepara. Ciao, sei pronto Ciao, ciao. per Certo. Gardaland? Prontissimo. Hai chiesto la pronta. Siamo arrivati a Gardaland! Fatto, noi siamo sempre in ritardo come al solito. Vabbè, la band, non hai visto la band di messicani? Una bonita canzone, Tomas. Ci sei soli? Non c'è nessuno, dice. Facciamo prima di mangiare, ne facciamo ta 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 5 di fila. Ma so, veloce che io ho fame. Secondo me la cosa più bella sarebbe fare questa cosa appena dopo mangiato. Non credo sia proprio il massimo per chi sta sotto, Tommaso. Kebab, però. Sì. Minimo. Con salsa. Una roba proprio leggerina. Vorrei proprio vomitare sulla gente. Ma smettila! Tommaso vuole andare sul blu tornado e praticamente devo fermarlo io. Non vuole andare, cioè, vuole regalare emozioni. vuole regalare qualcos'altro, secondo me. Sono emozioni anche quelle. Che carino! Mi lanciare, infatti. Sei brava? No, però. No, anche io sono. L'hai vinto? No, no, ma dopo. Io vorrei l'unicorno rosa. È bellissimo. È una bellissimo. Bambina prima l'ha vinto. Sì? Stiamo entrando a Jungle Rapids! Questo è il nostro pranzo. Boicottate il self-service. Venite a Gardaland, boicottate il self-service. Hanno la cotoletta alla milanese senza patatine. Senza patatine. Non è una cosa normale. Noi siamo, noi faremo un reclamo. Le dimensioni. È un assaggio per sapere se sa di tappo. Sa di tappo. Tomas, come al solito, è andato sul leggero, calcolando che abbiamo preso un tipasso insieme, primo e secondo. Bravo, bravo. Adesso siamo. Oddio, mi sono persa. Allora, qua. Ok. E dobbiamo andare ai pirati che sono qua. Qua dietro. Era dietro. Qua dietro, l'abbiamo visto prima. Okay, dietro lì, sì, dietro dove siamo stati prima. Let's go. Ho rifilato lo zaino a Tomas. Pensavi che me lo sarei portato dietro, invece toh! È vero, è vero. Si addice, si addice. Dopo aver guardato la mappa per 6 ore e mezza, ci siamo resi conto che praticamente era dietro. Sì. Ecco i pirati, che figata! Senti, mi dicono all'alogo. Gelato! Tomas si fa gli affari degli altri come al solito. Tomas fa sempre 1000 domande. Scusatelo. Stiamo approfondendo. Tomas fa l'interrogatorio. E io ho gelato. Senti noi. Tra l'altro la vaniglia azzurra. La vaniglia azzurra. Bellissima. Ti conviene leccare un po' perché sennò va tutto giù. Vuoi tu? No. Ah no? Sì, sì, sì. Ah ecco, mi immaginavo. Oddio. Ciao gelato, è stato bello. Ciao, ciao. Stiamo entrando nel covo dei pirati. Pupetto, stiamo entrando nel covo dei pirati. Attenzione cantari, si serve la fortuna. Non devo spaventare questa gente. Devo mangiare. Guarda, parla. No, scherzavo. Sciabole, cannoni, pistole, sono venuti con le barche. Ha tentato di attaccarci, ma rimane a guardare. Sergio! Ma siamo a Venezia! Che brutto! La fate del tram! Faccia di Trump. Che brutto.
per motivi tecnici la nave si è arenata. Siamo qua da non so quanto, da quanto? Non lo so, io sto cercando di non agitarmi troppo, però no, dovremmo uscire in teoria. Non succederà niente. Abbiamo preso un soggiorno gratuito ai corsari, 3 notti. Pernotteremo, sì. Nel negozio di souvenir ci mettiamo, sì, con la tenda, hanno acceso tutte le luci, qua siamo fermi. E la cosa più incredibile è che lì c'è l'uscita, quindi, e noi siamo qua. Tomas non gliene frega una cippa lipa, tra un po' si addormenta, bene, questa è la filosofia di Tomas, sei fermo, dormi, ce la faremo, siamo ripartiti, momenti di panico, ma senza no! Di nuovo, rimborso! La vostra parte serenata. Rimborso. Rimborso. Hanno sentito rimborso, hanno chiamato il grande capo. Io qua non ci salgo neanche morta. Cos'è questo? Non lo so, una specie di montagna russa. Cioè non sono montagne russe. Anche con gli occhialini. Sì, è tipo una montagna russa. Sì, con gli occhialini 3D. Ecco, questa è quella con gli occhialini 3D. Andiamo, dai. Neanche morta proprio, cioè sul mio cadavere mi devi portare su sta roba. Per fare questa, io ti guardo da sotto. Beh, se siete interessati a fare lo shaman, qui c'è una coda di 3/4 d'ora solo per farsi dare il biglietto. Quindi ci stanno rinunciando i nostri ragazzi che volevano, lui da molto, da bravo, coraggioso, voleva e invece 3/4 d'ora per il biglietto per venire non lo so quando. Facciamo le nostre mete giorno per giorno. Non ha tanto senso, quindi andiamo sulla monorotaia. Yeah! Andiamo a fare quello che piace a me, sì, la roba per i bambini. Adesso andiamo a fare questa roba super adrenalinica, ho un po' di paura ma ce la faremo, spero, i nostri eroi ce la faranno. Sì. Come non è niente, ma lo vedi? È un leggero dislivello. Loro lo vedono in modo molto diverso, ho notato. Sì, è decisamente diverso. Più che altro ti lavi. Oh mamma mia. Sì, ti lavi. Guarda, guarda. Oddio! E lì ti fanno la foto quando scendi. È vero, sì, perché ti arriva tutta l'acqua. Che bello stare su questo tredino. Però è figo da fare qua. Ci laviamo dopo. Questo voglio fare io, il bruchetto. Il bruco! Sì! Questa roba non c'era una volta. Sì, il bruco c'è sempre stato. L'ho sempre fatto. Sei tu che facevi tutte le robe paurose e non cagavi il bruco. Pentiti! Lago è. Chissà che lago è, aspetta che ci penso. E poi ti dicono: ignoranti! Non sapete neanche dove andate, vergogna! A Gardaland è difficile scoprire. È vero, è vero, è vero, è vero. Sì! Vedi come grida, no? Tu pensi che il bruco sia una cagata? Invece guarda. Due infarti all'anno fa il bruco, eh? Sì, comunque lì, il lago di Garda è grande, è grande. Sì, è bello. È grande. Siamo già arrivati, no? Sì. È già finito. Ma che giro è? Abbiamo fatto adesso ne prendiamo un altro e facciamo un altro giro. Nicole, ma dopo prendere a casa ci buttiamo al lago di Garda. Sicuro? Non vedo l'ora. Sei sicuro che sia il lago di Garda? Lasciamoci con questo dubbio. La cosa più buona del mondo. Tutti i dolci caramellati con cioccolato. Ho dovuto bloccare Tomas, letteralmente bloccarlo, perché ha visto e non ho capito più niente, si stava fiondando. Andiamo a prendere il ghiacciolo senza zuccheri, andiamo. Che faccia. Sì.
Grazie per la vostra collaborazione. Si parte! Come si chiama sto coso? L'otto volante, no? No, l'otto volante su tipo le... Ah, ok. No, allora, l'otto panoramico. Adesso possiamo alzarci? Sì, forse sì. Wow! Guarda il blu tornado! È vero! Sta prendendo un po' il panico. Guarda, lì c'è il lago di Garda là dietro, poi lo vediamo. Sì, perché poi gira. Tipo 30 metri, credo. Credo, non so. Tanto. Si vede tutto il parco da qui. Sembra mare. È bellissimo. Sembra un po' il culo, non fa nessuno il bagno. E forse qualcuno sì, ma non si vede. Novità, io non sapevo dell'esistenza, ma c'è un sushi a Gardaland e quindi ci stiamo prendendo, io sempre al solito tutto salmone e Tomasz in bagno, ma io gli sto raccogliendo un bel po' di roba. Devo dire che c'è tanta scelta. Cosa ne dite, ragazzi, siete soddisfatti? Sì, ci sto lavorando. Sì, ancora deve prendere ancora un po', Anche noi ci stiamo lavorando qua. Ah, eccoci dopo una giornata super intensa ma bellissima a Gardaland. Chiara e Baso sono già andati via, ma noi siamo rimasti proprio fino all'ultimo, ci troviamo molto bene con loro, quindi siamo contenti di questa bella giornata e basta. E Gardaland è stupenda. Sì, ciao Gardaland, aspetta che mi giro che si vede Prezzemolo. Ciao Gardaland, si torna verso casa, diamo la buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao.